sia... Allora, vado. Ok. Niente, semplicemente come anche annunciato e comunque volutamente portato avanti in campagna elettorale, oggi siamo a presentare la proposta di legge per una commissione d'inchiesta sul Monte dei Paschi. Una commissione d'inchiesta che non tratti solamente gli argomenti che anche la magistratura sta trattando attualmente, ma che vada a vedere una visione completa dal 1995 ad oggi di quelli che sono i fatti che sono avvenuti proprio sul discorso del Monte dei Paschi. Le responsabilità politiche, sapere chi ha avallato determinate scelte, soprattutto in merito alle cessioni, all'acquisizione delle banche 121 della Banca Antonveneta, che hanno portato il Monte dei Paschi a questa situazione. Massimo Artini. Massimo Martini, scusa, non ti devo intervistare. Buongiorno. Siccome io devo... Buongiorno. Devo fare sempre più elegante. Persone, hai visto? Con le macchine. Macchine che si chiamano. Senti, ciao, salutiamo gli amici del Movimento 5 Stelle. Ce l'hai qualche contatto a Siena? Devo fare un certo.